numeri sono impietosi, certo vanno letti e interpretati, ma comunque si girino denunciano un quadro drammatico del mercato del lavoro e dell'occupazione post lockdown in Italia. Secondo l'Istat ad aprile è crollato il numero delle persone occupate, meno 274.000 rispetto a marzo. A questo poi si aggiunge un altro problema, il fatto che dopo averlo perso molte persone smettono anche di cercare un impiego, da ciò consegue il calo del tasso di disoccupazione con meno 484.000 unità, ma è un dato alterato frutto dell'aumento spropositato delle persone inattive, più 746.000. Numeri questi che fotografano una crisi generalizzata che unisce tutta la penisola, da nord a sud. La crisi del coronavirus ha ulteriormente allargato e divaricato le condizioni difficoltose in Sicilia. La disoccupazione è alta, la crisi delle imprese e la mancanza di lavoro. C'è necessità di allargare la fruizione degli ammortizzatori sociali, di sviluppare le politiche attive, di fare grandi investimenti su questa regione, di bloccare le crisi aziendali e soprattutto di mettere in campo una serie di politiche che possano aumentare e far crescere lo sviluppo e l'occupazione all'interno dell'isola. E comunque la si guardi dal punto d'osservazione dei sindacati come degli industriali, il momento è difficile e il futuro incerto. Già nel 2019 il Piemonte era in una situazione più critica rispetto al resto d'Italia. Cosa dobbiamo attenderci per i prossimi mesi? Tutti si aspettano un rimbalzo molto vivace quanto è stata profonda la recessione, ma è un effetto che non possiamo assolutamente dare per scontato. Quello che è certo invece è che finché non ripartiranno le attività produttive a pieno regime, non potranno tornare ad aumentare le persone che sono effettivamente attivamente in cerca di lavoro.